Buongiorno a tutti, sono Lilli Simbari da Urbino e con questo video intanto vorrei comunicare la mia gioia e il mio orgoglio di essere un poeta federiciano e poi raccogliere la proposta di Giuseppe Aletti e dire qualcosa su che cosa significa per me essere poeta federiciano. Io non sono una veterana del festival Il Federiciano, però sono comunque 5 anni, dal 2015, che partecipo al festival. E nel 2015, quando sono arrivata a Rocca Imperiale da sola, non sapevo assolutamente nulla di che cosa mi aspettasse, non conoscevo nessuno, anzi ero alquanto delusa e disillusa degli ambienti accademici della scrittura poetica. E quindi posate le valigie, mi sono immediatamente recata a visitare il castello di Federico II e lì ho conosciuto il mio amico, nonché custode, uno dei custodi del paese della poesia, Nicola Ranù, che mi ha introdotto nella comunità e che non ho più abbandonato né per quanto riguarda i rapporti di amicizia né per quanto riguarda le occasioni di formazione, di crescita e di stimolo proposte dalla casa editrice. E a Nicola ho rubato quest'estate, non è vero, me l'ha regalata la maglia che vedete indossata adesso, che è la maglia del Federiciano. Cosa significa per me essere poeta federiciano? Significa intanto poesia, ma per un poeta federiciano, vivere la poesia. Forse perché io sono stata fortunata, nel senso che ho sempre prenotato con un largo anticipo, visto la grande affluenza al Federiciano, e quindi ho avuto sempre la fortuna di vivere la poesia all'interno del borgo. E vivere la poesia significa svegliarsi la mattina e arrivare al giorno successivo con la poesia che circola, respiri poesia. La poesia che accompagna il frammento di poesia vicino al tuo caffè la mattina nel B&B, al bagno che fai nel meraviglioso mare di Rocca Imperiale, il mare Ionio di Rocca Imperiale, e insieme ai poeti federiciani, e poi scrivi la poesia su un foglietto sotto l'ombrellone piuttosto che sul cellulare, la condividi, oppure le presentazioni dei libri o il vastissimo programma che la casa editrice offre nell'arco del festival di Basto e di altissimo livello, dove conosci autori e artisti di fama internazionale. Però secondo me la partecipazione ovviamente con questi autori come Mogol, come Alessandro Quasimodo, come Davide Rondoni, come Francesco Gazzè, all'interno dei laboratori delle masterclass, ma non è solo questo, perché può capitare di fare una panchina che nasce vicino alla chiesa così in maniera improvvisata e a fianco, mentre declami la poesia, a fianco avere il maestro Alessandro Quasimodo che con un feedback o con un'annotazione alla tua scelta poetica ti arricchisce in una maniera determinante. Oppure, come è successo a me l'anno scorso, incrociare la poesia di Davide Rondoni o Franco Arminio, che poi sono modellamento per me anche da casa nell'arco dell'anno. Quindi una poesia che significa vita nella quotidianità, una poesia che significa formazione, una poesia che significa crescita, una poesia che significa anche, grazie al senso d'appartenenza, valutazione, accettazione della valutazione, non solo nell'estemporanea, almeno per me è stato così, dove una giuria popolare e tecnica valuta il tuo scritto poetico, ma anche nella partecipazione ai concorsi. Questo senso di appartenenza mi ha reso possibile la mia partecipazione serena ai concorsi,
perché la valutazione per me significa dove sono arrivata e dove posso intervenire, in che modo posso intervenire per crescere. Amicizia. Amicizia che è un'amicizia vera, profonda, che non ha bisogno della quotidianità, ma che ogni anno si ripete e ci si rincontra nella piazzetta dei poeti federiciani come se non fosse passato un giorno o un'ora, ma che diventa sostegno per la poesia anche durante l'anno, quando la penna è ferma, e connessioni. È chiaro che dietro queste connessioni c'è una casa editrice che fa da regia. Per me è stato queste connessioni, queste relazioni si sono mantenute anche adesso che non abbiamo partecipato quest'anno al festival Il Federiciano, si sono addirittura rafforzate, duplicate, hanno aperto anche de delle strade impreviste nel mio caso, perché grazie alla panchina dei versi, al Festival della Condivisione, ho avuto la fortuna di conoscere poeti come Sajjad, che mi hanno chiesto di leggere e tradurre, fra virgolette, io non sono una traduttrice, poesia persiana, la sua poesia, e viceversa, la mia poesia tradotta in persiano. E quindi è tutto un continuo di possibilità. Quindi cosa dire? Partecipate al Federiciano, entrate nella comunità dei poeti federiciani e spero vivamente che anche per voi essere poeta federiciano sia come è successo per me, cioè una dolcissima rivoluzione non solo nella parola, ma anche nella mia vita. Vi abbraccio.